Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andremo ad aprire insieme il calendario dell'avvento Bottega Verde. Io avevo fatto un video in cui vi facevo vedere i miei calendari dell'avvento, ma vi avevo anche detto che non li avrei aperti subito, ma li avrei aperti giorno per giorno. Quindi, se avete seguito la sezione community del mio canale, avete visto anche tutte le foto delle cose che giorno per giorno io ho trovato all'interno. Però il calendario Bottega Verde aveva 12 finestrelle soltanto, è questo, e quindi ovviamente questo ho finito prima di aprirlo, perché io ho scelto di aprirlo dall'1 al 12 dicembre anziché fare un giorno sì e un giorno no. Quindi diciamo che i primi 12 giorni di dicembre ho aperto questo e poi sono andata avanti con l'altro calendario. Però adesso volevo prima farvi vedere questo. E poi per l'altro calendario uscirà un altro video dedicato all'altro calendario. Quindi direi di fermarsi con le chiacchiere e di andare subito a vedere che cosa c'era all'interno. Dunque, la prima casellina, che era questa, mi ha regalato una crema corpo al pepe rosa. Questa io l'avevo già trovata l'anno scorso, questa, e mi era piaciuta tantissimo, però questa è l'unica cosa che avete visto in quel video che vi dicevo prima, perché la prima casellina l'avevo aperta insieme a voi, quindi su questa non mi ci soffermo. Poi andiamo avanti con la casellina numero 2 che rimane qua, eccola qua, questa è la casellina numero 2 e all'interno c'è uno smalto rosso. Questo è un bellissimo rosso, proprio fa Natale questo tipo di rosso. Qua dietro c'è un numero che è 155092 rosso rubino ed è veramente molto molto bello. Non è quello che sto indossando in questo momento, questo è un altro tipo di smalto, però è molto simile comunque, perché mi sembra di vedere che appunto è molto simile. Questo ancora non l'ho provato, ma se è come quello dell'anno scorso, presumo che comunque sia buono. Poi nella casellina numero 3, che è questa, ho trovato un lip gloss rosa naturale. Eccolo qua, vedo se c'è una numerazione, vediamo un po', è 150434 color perla. Questo è proprio un lip gloss molto trasparente, quindi è proprio una specie di lucida labbra. Però comunque secondo me è carino, è molto naturale come potete vedere, non vi faccio neanche lo swatch perché è proprio semi trasparente, quindi non si vedrebbe nulla. Però comunque anche magari da mettere sopra un rossetto fa quell'effetto perlato che comunque è carino. Poi nella casellina numero 4 ho trovato la crema mani gocce di felicità e sono stata contentissima di averla trovata, perché io avevo l'altra, Elisir dei desideri, e ho trovato anche gocce di felicità con estratto di vaniglia ed è veramente molto molto buona. Questa invece l'ho già provata e mi è piaciuta tantissimo. Poi nella casellina numero 5 invece mi sembra di giocare a tombola, ragazzi, con tutti questi numeri. Ho trovato un elastico per capelli con un ciondolino a forma di stella di neve. Eccolo qua, questo è il ciondolino a forma di stella di neve e poi c'è l'elastico per capelli, però io farò un'altra cosa, io andrò a togliere il ciondolino a forma di stella di neve perché preferisco indossarlo proprio come ciondolo e l'elastico per i capelli lo terrò così nei miei cassettini perché io non è che usi tanto l'elastico per i capelli, però il ciondolino a forma di stella di neve, che è questo, comunque mi piace, è carino e lo voglio utilizzare come ciondolo, quindi poi andrò a toglierlo da lì. Poi nella casellina numero 6, che non trovo, eccola qua, c'era un profumo alla rosa. L'anno scorso avevo trovato il profumo alla vaniglia e quest'anno ho trovato il profumo alla rosa. Eccola, questa è la confezione. C'è il riflesso, quindi non vedete niente. Adesso vi faccio vedere anche la boccetta, ma è piccolina, eccola qua, però è veramente buono, sa proprio di rosa e insomma è abbastanza anche duraturo sulla pelle perché questo l'ho già provato e mi è piaciuto. Poi nella casellina 7 c'era la base trucco perlescente, questa l'avevo già trovata l'anno scorso, l'avevo provata, mi ero trovata molto bene. Questa è la base trucco, l'avevo già trovata l'anno scorso. Io non so se vedete qualcosa perché vedo che c'è un grandissimo riflesso. Comunque, questa è la stessa crema che io avevo trovato lo scorso anno. E ripeto, se andate nella community del mio canale, vedete proprio bene le foto in primo piano.
Poi nella casellina, siamo arrivati alla 8 direi, avevo trovato una limetta per le unghie, di quelle piccoline da borsetta con la scritta Bottega Verde. L'anno scorso mi ricordo che c'era, però era nera, invece quest'anno è rossa. La cosa più difficile è tirare fuori le cose dal calendario, quindi ragazzi, un po' di pazienza perché è un'impresa. Eccola, questa qui, la limetta piccolina da borsa con scritto Bottega Verde. Questa è comoda, io comunque nella borsa le tengo queste cose, servono sempre. Nella casellina numero 9, che è qua, c'è un'altra crema mani, ma questa volta della linea Bacio sotto il vischio. Quindi sono contentissima perché ce l'ho tutte e tre. Ho Elisir dei desideri, Gocce di felicità e Bacio sotto il vischio. Eccola qua. Questa è molto buona perché ha estratti di vischio ed estratti di cannella. Quindi questa mi è piaciuta tantissimo. Poi a me la cannella piace tantissimo e poi sulle mani comunque mi ha lasciato una profumazione veramente gradevole. Poi nella casellina numero 10, dov'è? Eccola qui. C'è un bagno doccia alla vaniglia nera. Questo diciamo che è un po' se il sempreverde di Bottega Verde, scusate il gioco di parole, ma perché le cose alla vaniglia nera vedo che ci sono sempre tutti gli anni. Comunque questo è un bagno doccia comodo perché è da viaggio, è piccolino, sono cose che comunque utilizziamo tantissimo sia io che il mio compagno quando andiamo in vacanza, quindi viene benissimo. Poi nella casellina numero 11, che è questa, c'era un prodotto nuovo che io non avevo provato, ossia il bagno doccia essenza di bosco. Eccolo qua, il bagno doccia essenza di bosco. Io lo avevo visto sul sito quando ho fatto gli acquisti Bottega Verde, volevo comprarlo, poi non l'ho comprato e meno male perché l'ho trovato nel calendario. Questo ha estratti di pino marittimo di Palazzo Massaini. È una profumazione molto buona. Non ho ancora provato il bagno doccia sulla pelle, ho soltanto sentito la profumazione così aprendo la confezione, però devo dire che mi è piaciuta molto. E magari poi posso provare cose anche tipo la crema mani, la crema corpo, no, mi sembra che ci siano, magari poi proverò anche dell'altro. E poi nell'ultima casellina, che è la numero 12, ho trovato uno specchietto da borsa in tinta con la limetta da borsa perché è uno specchietto rosso. Eccolo qui, dietro c'è il simbolo di Bottega Verde e va benissimo a sposarsi con la limetta, che è questa qua, la limetta rossa. Nella mia borsa queste cose ci staranno sicuramente benissimo. Questi sono tutti i prodotti del calendario Bottega Verde, sono pochi perché il calendario aveva solo 12 finestrelle, ma tenete d'occhio il canale perché presto arriverà anche l'altro video con l'altro calendario che è molto più ricco di cose, ci sono un sacco di cose di make-up, soprattutto dedicate agli occhi, quindi insomma è un calendario molto bello che merita sicuramente. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.